Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, eccomi qua in un inizio video un po' particolare perché ho questa bacchettina che contiene, come vedete dal titolo, altri micetti molto carini. Allora, innanzitutto vi dico che questi micetti li ho acquistati dalla gioielleria di Roma Rapisardi e da Rapisardi a Moncalieri in una gioielleria, però tramite Daniela e l'altro, oddio, l'altro sono vuoto. Ho un vuoto! Non mi ricordo più. Perdonatemi perché l'avevo preso un po' di tempo fa. Non mi ricordo se sempre alla gioielleria di Moncalieri oppure alla gioielleria di Roma. Non ricordo, perdonatemi. Comunque, tanto l'importante è che ve li faccio vedere. Come avete capito, sono amante di questi micetti e insieme agli altri due che vi ho fatto vedere nell'altro video, andatevelo a vedere se ancora non l'avete visto, e all'altro che ho preso lì alle gru, che vi ho fatto subito il filmato direttamente dall'albergo praticamente, ne sono sei micetti. Quindi ad oggi sei micetti, in teoria erano sette, ma vi ricordate che uno l'ho regalato. E quindi siamo a quota sei bellissimi micetti. Sono tutti di colorazione differente, quindi vanno sul blu, come avete visto, vanno sul giallo. Qui andiamo sul bianco, in teoria un po' tutti i colori perché non è proprio bianco bianco. E poi ce n'è uno sul rosa e poi ce n'è uno sul verde. Quindi adesso rullo di tamburi, ma che brutto, non c'ho neanche più le unghie. Ecco, diciamo un tamburellare un po' così e ve li faccio vedere subito subito. Andiamoli a guardare insieme. Ta-da! Non si è aperto bene. Eccoli qui, eccoli qua i miei amicetti. Benvenuti, benvenuti, sono spettacolari, ve li faccio vedere nel dettaglio. Ah, che spettacolo. Che vi devo dire? Io li adoro. Allora, questo non doveva essere lui, doveva essere un altro che aveva le tonalità sul rosa e lilla, ma non c'era più, quindi ho dovuto adattarmi. Molto ben volentieri, devo dire, visto la bellezza di questo, e quindi sono molto felice, forse anche più felice. Poi abbiamo lui che è un multicolor, se vedete bene, però ha una tonalità di fondo che è bianca. E poi ha tutte queste spirali, questi elementi colorati, sottili, che vanno dal nero, che è un po' più evidente, al bluette, al rosso rosa, insomma al verdino menta, ecco. E poi l'ultimo, che è quello che io in assoluto amo di più, ma capite bene il motivo, luce di lago. È il mio luce di lago. Avrei fatto carte false per lui, avrei fatto carte false. Lo adoro, lo amo, lo venero. Non so come altro dirlo, cioè per me la vita proprio bellissimo, bellissimo. Comunque, torniamo a noi. No, dove vai te? Torniamo a noi. Innanzitutto, guardate che bella colorazione così tutti insieme. Eh sì, ci piace. E vi volevo far vedere che con luce di lago, vi ricordate il discorso che devo rifare il bracciale? Eccolo qui, praticamente è il suo, no? È proprio il suo. Eh sì. Infatti lui è perfetto, ma è perfetto a prescindere, cioè io lo adoro, lo amo in tutti i modi. Ha una colorazione quasi uniforme, se non fosse, tanto parto da lui, si è capito, se non fosse per questo nastrino sottile, sottile, sottile bianco, vedete? E un altro nastrino accanto strasottile dorato. Guardate. Guardate, cioè praticamente neanche si nota molto, però la sua bellezza è proprio nella colorazione, no? Di questo verde che è molto, molto vicino alla luce di lago che amo, al bid che amo più in assoluto. Chi mi conosce sa e comprende i miei momenti di
gioia, ecco, vedete? È proprio il suo. Quindi questo farà parte sicuramente di un abbinamento con il bid Luce di Lago. Passiamo oltre, quindi togliamo l'oro e abbiamo questo qui, questo che va, diciamo, per la maggiore sul bianco come tonalità, guardiamola. Sì, diciamo che la base è bianca e oltretutto di bianco ha questo nastro che parte da sotto e gira, diciamo, per metà pallina. Ah, vi dico, i gattini sono tutti uguali, ovviamente, come argenti, non ve l'ho detto, ma penso che si vedano. E poi fra un giro e l'altro ci sono tutti questi nastrini che si alternano tipo sinusoidale, nero, bluette, un rosso sbiadito quasi rosa e un verde menta. Molto carino anche lui. Devo dire, lui è un pochino forse più semplice da una parte, ma difficile dall'altra per l'abbinamento, perché ci si può tranquillamente abbinare dei bead bianchi. Vediamo se ne ho qua. Dove sono? Quelli bianchi. Eccoli. Ok. Voilà, aspettate che ve li faccio vedere meglio, perché messi così dici, ma che stai dicendo? Quindi si possono abbinare appunto dei bead che hanno una base bianca. Vedete? Anche questo molto carino. Oppure semplici così, oppure anche così, non starebbero male. Oppure sull'azzurro, perché no? Sull'azzurro ci possiamo tranquillamente mettere qualcosina di azzurro, tipo questo, che contiene anche appunto, vedete, del bianco. Lo possiamo abbinare anche qui, come potete vedere. Non sta per niente male, no? Anzi, devo dire, anzi. Oppure possiamo metterci del nero, sì, anche del nero, vediamo se abbiamo il bead con il nero, eccolo. Però in questo caso ovviamente le altre colorazioni cozzano un pochino. Ecco qua. Vedete, non ci sta malissimo, ma togliti tu. Ma le colorazioni un pochino cozzano, a meno che, ecco, non si parte da una tipologia così, e allora già è più comprensibile. Ok, il bluette, ok. Ebbene sì, diciamo che è un passepartout che si può utilizzare, riavvicino un po' il tutto, che si può utilizzare, secondo me con questo fiore ci sta benissimo, perché ha praticamente le sue colorazioni, vedete? Molto bello questo, mazza. Sì, mi piace tanto, ma di questo ce n'ho uno solo io, ma siamo impazziti? Perché ne ho uno solo di questo fiore? È perché non va bene, non va bene, visto quanto ci sta bene. Ah sì, oh sì, caspita, sembra il suo. Bello, mi piace, mi piace. Ho rivalutato questo micetto, non l'avevo rivalutato così bene, eh? Anzi, tutt'altro. Poi abbiamo quello sul fucsia. Mi sbrigo così non vi faccio perdere troppo tempo. Questo qui ha un fondo, diciamo, a ro rosone, chiamiamolo rosone, fatto in questo modo, vedete? Dove spicca il bianco e il color bronzo, tutto brillantinoso. E poi ci sono questi petali favolosi in fucsia con il bordino più chiaro, quasi bianco, su uno sfondo, come potete vedere, nero. Nero, anche se ha dei cosi qui viola, vabbè. Comunque molto molto bello, molto particolare. E come lo possiamo abbinare un micetto così? Secondo voi come lo possiamo abbinare con del fucsia? Immagino, immagino. Vediamo se ho del fucsia. Allora, in teoria qualche cosa c'è, ma non mi soddisfa, ve lo dico subito. Tanto accorciamo. Sempre il solito discorso. Qui ci può stare un pochino, vedete, forse qui ci sta meglio. Qui ci sta un pochino meglio fra qui anche ci sta bene. Forse bene bene sta con. Aspettate,
Aspettate, vediamo se è questo. Sì. Bene, bene, potrebbe stare con loro. Dove vai? Uno. Direi proprio di sì. Anche con il rubino, che poi non è rubino. Però vabbè, lasciamo stare. Non voglio entrare in questo argomento perché sennò veramente. Guardate come sta bene una composizione con queste, per esempio, due pietre e la terza potrebbe essere lei, che è la stessa di tutti e tre. Bene. Potrebbe stare molto molto bene anche con lui. Anche se ha questa tonalità del verde, però avendoci questa parte comunque diversa, magari non ci sta male. Oppure no, non mi ci. Oddio. Oddio, ma lei non sta neanche con la rosa regina. Vediamo un po'. No, in una composizione direi che anche ci può stare. Ci può stare, sì, merita. Ci può stare. E altre colorazioni. Questo è cannella? No, è sempre. No, questo è un rubino. Sì, diciamo che su queste tonalità io non mi sposterei più di tanto, ecco. Ho sempre avuto difficoltà con i rosa, per esempio, vi ricordate il dromedario che ha questa pallina? L'avevo inserita nel bracciale appunto questo, perché ovviamente ci sta molto bene, però c'è sempre un po' di difficoltà con queste colorazioni, ho notato. Ebbene sì, eccoci qua. Quindi, detto ciò, guardate quanto sta bene anche con lui. No, vabbè, ma davvero? Stupendo, stupendo. E questo micetto così particolare, fucsia, diciamo, e mi sono persa qualche altra pietra qua, no? Forse la zoisite, ok. Ma sto finito. Via, via. Chiudi. Scusate, un attimo che chiudo il tutto. Li mettete qua. Dicevo, e con questo noi abbiamo concluso, no? Quindi gli altri due micetti, eccoli qui. Uno. E 1, 2, molto 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 carini, molto belli. Li adoro, sono particolarissimi, mi piacciono tantissimo, veramente molto molto molto. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video, che vi devo far vedere qualche altra cosa, ma non ricordo cosa. Sì, quest'altra scatolina forse. Ah, vediamo cosa c'è, non lo ricordo sinceramente. Quindi vi do un abbraccio, un bacio a tutti quanti. Ciao ragazze, alla prossima.